ha stabilito la terra sulle acque, ha fatto i grandi luminari, il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare la notte. Lodate il Signore dei Signori, lodate il Dio degli Dei. Egli solo ha compiuto meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, ha stabilito la terra sulle acque, ha fatto i grandi luminari, il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare la notte. Signore Gesù, vedi la debolezza della nostra carne che lo Spirito, pur pronto, stenta a trascinare. Tutta la nostra speranza è riposta nella Tua grande misericordia. Donaci quello che ci comandi e comandaci quello che vuoi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Arrivati in un podere chiamato Getsemani, Gesù, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. La mia anima è oppressa da una tristezza mortale. Restate qui e vegliate con me. Padre, Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però sia fatto non come voglio io, ma come vuoi tu. Pietro! 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 Padre! Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io ne beva, allora sì, sia fatta la tua volontà. Stava ancora pregando quando sopraggiunse Giuda, accompagnato da molta gente, inviata dai capi sacerdoti e dagli anziani del popolo, armata di spade e di bastoni. Il traditore aveva dato loro un segnale. Quello che bacerò è lui. E subito si accostò a Gesù. Questa è l'ora, Giuda, l'ora delle tenebre. Salve, maestro. Con questo bacio, tu mi tradisci. Eccolo, è lui, arrestato. Tradimento! Che succede? Tradimento! Lasciatelo! Lasciatelo! Arrestatelo! Li avete trovato, lasciateli andare. Siete venuti come addosso un ladrone con spada e bastone per catturarmi. Eppure, ogni giorno io sedevo al tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Tutto ciò è accaduto però perché si adempissero le scritture dei profeti. Portatelo via! Signore,
Signore Gesù, ti hai detto amatevi come io vi ho amato, soccorri la nostra debolezza, concedici di donare senza ricevere e di amare pur non amati e di perdonare pur non perdonati, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Quelli legarono Gesù e lo condussero alla casa del sommo sacerdote Caifa, dove gli scrivi e gli anziani del popolo si erano radunati. Pietro lo seguì da lontano fino al cortile del pontefice. Poi entrato, si pose a sedere coi servi per vedere come la vicenda andava a finire. Ora i capi dei sacerdoti e tutti i membri del Gran Consiglio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per poterlo condannare e non ne trovarono di parte, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Allora si alzò e chiese a Gesù: non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù continuò a tacere. Allora il sommo sacerdote lo apostrofò dicendo: ti scongiuro per il Dio vivente, dici se tu sei il Messia, il figlio di Dio. Tu l'hai detto, anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra del Padre e venire sulle nubi del cielo. Ah, bestemmiate! Avete udito la bestemmia? Che sentenza date? Erra di morte! Allora, che venga consegnato a Pilato. Era l'alba. I giudei, non potendo entrare nel pretorio di Pilato, perché entrando avrebbero contratto l'impurità rituale che avrebbe loro impedito di partecipare alle cose sacre di 7 giorni, costrinsero Pilato ad uscire verso di loro. Che accusa portate contro quest'uomo? Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Sì, sì, sì. Prendetelo voi e giudicatelo secondo le vostre leggi. A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Quest'uomo, Gesù,
è un provocatore! Sì, è così! Questo villano è il nostro popolo! Ha incitato i giudei a ribellarsi contro di voi! Ha impedito di dare i tributi a Cesare! E afferma di essere lui il re dei giudei! Sì, è vero! Tu, il re dei giudei? Dici questo di tuo o altri? Te l'hanno detto di me. Sono forse io giudeo? La tua nazione, i capi, i sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che cosa hai fatto? Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, le mie guardie avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Nel mio regno non è di qui. Allora, sei un re? Tu lo dici, io sono re. Io per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità. E chi è dalla verità, ascolta la mia voce. Verità. Verità. Dici. Che cos'è la verità? Me lo avete presentato come un sollevatore di popolo. Sì, è così! È così! È così! È così! Che avendolo interrogato alla vostra presenza non trovo in lui delitto alcuno. Come? È colpevole! Ma è colpevole! E neppure lode! Al quale l'ho rimesso ne ha trovato. Come? Quindi lo castigherò e lo libererò. No! Avevano nelle carceri un prigioniero famoso, detto Pilato, e mentre Pilato sedeva in tribunale, sua moglie gli aveva mandato a dire: non ti compromettere per quel giusto, perché oggi il sogno ho sofferto molto a causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero il popolo a chiedere la libertà di Pilato e a far morire Gesù. Portate qui Pilato. Crocifiggilo! Libera Barabba, fai flagellare Gesù.